Eccoci qui, ben rientrati addentro la notizia, l'approfondimento di Teleponte ed Econews.it. Adesso abbiamo in collegamento Skype Filippo Flocco, il noto stilista internazionale, non solo teravano, direttamente dalla sua abitazione. Possiamo dire che sei in quel di Atri? Ma sì, ormai l'abbiamo detto. Sì. Abbiamo detto. L'ho Senza detto, problemi. ti ho denunciato, sei ad Atri, sei insomma in isolamento, isolamento un po' come tutti, non perché tu abbia problematiche, ecco, particolari, in casa appunto, diciamolo, in casa praticamente dai primi di marzo. Io sì, mi sono messo in autoisolamento dall'8 di marzo, cioè appena abbiamo iniziato a sentire un po' la consistenza del problema. Abbiamo preferito rimanere a casa per noi, per le persone che abbiamo a fianco e per le persone che si rapportano con noi soprattutto. E quindi siamo a casa in campagna. E in definitiva è stata anche una fortuna perché ci dà l'opportunità magari di mettere il naso fuori in giardino, Ecco, un'opportunità che probabilmente nella casa di Teramo non avrei avuto. assolutamente, vista anche le restrizioni che poi sono arrivate man mano, almeno esattamente, puoi anche farti una passeggiatina in modo normale. Quindi la vivi insomma contestualmente già da un mese, possiamo dire, circa a casa, e tra l'altro non esci neanche a fare la spesa, mi sembra di capire, tutto a domicilio. No, tutto a domicilio. Noi abbiamo preferito farla in maniera molto severa, molto ristretta la nostra quarantena e abbiamo il supporto di supermercati o comunque anche farmacie, addirittura c'è la protezione civile che nel caso quando c'è stata neve sono intervenuti per i farmaci non solo per noi ma per tutta la popolazione che ne ha fatta richiesta. E quindi cerchiamo il più possibile di essere rigidi a quelle che sono le normative. È preferibile. Quindi una sorta di clausura, un po' la tua, la vostra, insomma, con tuo marito, però insomma, quello che poi apprendi ovviamente dalle televisioni e dai social e dai siti, quanto sta accadendo ovviamente a livello nazionale, internazionale, ma anche quello che sta accadendo ad Atri in questo momento, ad Atri che tra l'altro ha il maggior numero di ricoveri in questo momento, l'ospedale che è diventato il Covid Hospital dei malati, insomma, dei positivi da Covid-19. Ma guarda, difatti ogni tanto si fa un po' di confusione perché essendo la struttura convertita completamente per le emergenze della Covid-19, spesso si pensa che siano cittadini adriani, invece devo Certo. dire che comprende un po' tutta la zona intorno ad Adri, quindi purtroppo questa situazione coinvolge assolutamente il territorio, non soltanto la città di Atri, che devo dire attualmente io sono in contatto con delle persone del comune che mi tengono costantemente informato sulla situazione e appunto mi dicono che è molto contenuto, anche perché, guarda, posso Sì. dire tranquillamente che i cittadini adriani, come i cittadini termani e provincia di Teramo, sono estremamente corretti, non ci sono dei casi eclatanti di insubordinazione. Sì, ogni tanto magari esce qualcosa, abbiamo anche scritto magari, ma Vabbè, ma effettivamente è una mosca pazienza, bianca. appunto, la mamma del cretino è sempre incinta e vale un po' per tutte Senti, ma le come la... situazioni, cioè le persone. Certo. Pensano di essere anticonformisti nel non rispettare le regole. Purtroppo noi ci troviamo in una situazione in cui l'unica cosa certa che possiamo fare in questo momento, non avendo altri mezzi, è rispettare le regole. Cioè, lo dico io che so uno che le regole, insomma, non è che mi stanno dando simpatiche, in linea di massima, capito?
Neanche a me stanno molto simpatiche le regole, però in questo momento giustamente bisogna rispettare quello che ci dice il governo e anche quello che ci dice Conte. Ti sta simpatico questo Premier, comunque viene anche molto spesso criticato. Tu leggerai i social, ovviamente, tutto quello che si dice. Molto di più che simpatico, molto di più di che, molto di più. Che vuol Ti dire? Che posso ti dare piace molto di proprio? più. Ma guarda, un bello match, È un bello. capito? Interessante. E poi sta cacciando fuori un carattere robusto e sostanzioso di fronte a una situazione che io personalmente non mi sarei mai augurato di affrontare al suo posto. Assolutamente, diciamo che la sta affrontando almeno da quello che sembra all'esterno, ci sembra insomma nel modo più opportuno, anche in maniera pacata in questo momento. Senti, ma la tua vita fondamentalmente, quella di tutti, insomma, è cambiata, ma la tua com'è cambiata insomma in quest'ultimo mese? Allora, guarda, fondamentalmente da un punto di vista lavorativo è relativo il cambiamento, nel senso che io lavoro da tanti anni con le piattaforme, quindi lavoro tramite web, ma ti parlo proprio del Paleozoico, capito? Siamo già a quasi 20 anni che io lavoro in smart Quindi ti fa working, un baffo comunque. adesso lo smart working, perché qualcuno ci si deve ancora abituare, ancora non sa come fare, anche nelle aziende, invece tu eri già, Ma sei guarda, avanti. bisogna essere furbi, nel senso che io la mattina mi sveglio, mi metto, se sono delle riunioni formali di gruppi tessili internazionali o ambasciatori, mi metto la mia giacca, mi metto la Quindi camicia, sei qualche volta abituato metto alle la cravatta. conference call, come si chiamano Sì. adesso? A chiacchierare tramite web per chi non segue molto. E mi vesto bene, mi preparo bene fino alla cintola, diciamo. Poi sotto rimango col pigiama e con le pantofole a forma d'orsacchiotto, oppure rimango in mutande, faccio delle cose assolutamente normali. Dopodiché passo la mia giornata ad approfondire delle cose che non avevo avuto tempo di approfondire, come la lettura, libri che avevo lasciato in sospeso. E poi mi sono scoperto una nuova passione adesso. Io ho la fortuna di avere appiccicato al giardino praticamente un uliveto, e sotto questo uliveto ci sono tante piante spontanee. Quindi esco, vado a fare la cicoria, vado a fare gli scripigni, vado a fare tutte queste cose che in tempi normali non mi potrei mai permettere. Quindi mi diverte moltissimo studiare nuove ricette che prendo dalla tradizione abruzzese. Mi sono documentato su dei libri che hanno ricette del Cinquecento che comprendevano, capito, l'uso di queste cose, e le sto riscoprendo con sumo gaudio, devo dire, con molta gioia. Ma quindi ecco, ti sei dato anche tu al lobby della cucina, perché adesso tutti quanti si sono messi anche un po' a fare, addirittura adesso tutti quanti, perché poi sui social ormai si posta di tutto, fotografie a go-go su Facebook, su Instagram e su quant'altro, tutti a fare il pane. Anche tu in questo momento ti stai dedicando a fare il pane? E certo, e chi so io che lo fa il pane, sicuro. Ovviamente. Poi ho un'amica di social che fa di mestiere la chef, che è stata molto molto carina, molto affettuosa, e mi ha insegnato una cosa che si chiama la pirlatù. La pirlatura sarebbero le pieghe del pane quando si fa l'impasto. E mi ha insegnato pure qualche tecnica sulla cottura. Devo dire che alla fine è andato bene alla prima botta. Metà lo fa la buona volontà, un quarto lo fa l'amore che ci metti nel fare le cose, e secondo me poi un quarto lo fa pure il culo, fondamentalmente, come in tutto, capito? Ci vuole fortuna nelle ricette, come in ogni cosa, per le riuscite. Senti, ma tuo marito la sta vivendo come te? Perché tu vedo la stai vivendo con molta, ecco, filosofia. Adesso è chiaro, dobbiamo viverla un po' tutti, dobbiamo stare sereni per forza, però è dura stare in casa, insomma, adesso da quasi un mese, da più di un mese, non poter uscire, avere tutte queste restrizioni. Tu magari la stai vivendo anche con una, serena, speriamo, serena vita di coppia, ma anche per lui è così? Guarda, allora,
Mio marito intanto è un entusiasta, nel senso che purtroppo lui ha avuto un grave problema oncologico molto serio 3 anni fa. Una battaglia che lui ha vinto con grande fatica, con grande sforzo. Quindi ogni giorno che riesce a vivere in più, ringrazia Dio del fatto che l'ha vissuta. Avendo ovviamente dei postumi, nel senso che le difese immunitarie sono quelle che sono dopo i trattamenti oncologici, purtroppo chi ci è passato sa perfettamente di quello che parlo. Per cui sta comunque serrato a casa, mi sta aiutando a fare una cosa. Pensa, siccome noi avevamo, io avevo un libro in uscita che doveva uscire l'8 di marzo. Ah, tu Poi guarda un questo po'. libro praticamente lo abbiamo bloccato, non ci sembrava veramente il momento, a chi gliene frega, voglio dire, l'esistenza umana va avanti anche senza il libro di Filippo Flocco, fondamentalmente. Così ci è sembrato più interessante, più intelligente. E quindi sta rifacendo un editing che per parlare semplice, praticamente per parlare normale, l'editing, la correzione ancora del testo, in modo che quando sarà e quando uscirà questa cosa saremo tutti più contenti del risultato finale. E poi si Assolutamente. dedica al giardino. Ah, ecco. Quindi lui si dedica all'orto, al giardino, tutte le attività. Sì, no, ma comunque guarda, devo dire che l'abbiamo presa abbastanza bene. L'importante, lo dico a tutti, lo dico anche quando la mattina faccio conferenze lavorative a persone molto più importanti di me, e ci parlo. Bisogna essere flessibili, bisogna cercare di essere un po' come canne al vento, essere pronti al cambiamento, essere pronti a quello che sicuramente sarà il nostro ritorno alla vita di tutti i giorni, ma sarà un ritorno differente. Saremo tutti cambiati. Ma tu ci Quindi credi cerchiamo veramente a di questo cambiamento che ne stavamo parlando anche oggi tra colleghi, tra l'altro, tra colleghi di lavoro, in una conferenza stampa? Tu ci credi a questo cambiamento che avverrà? Cioè, questa storia, questo mese, questi 2 mesi, insomma, quando riusciremo poi a tornare a una vita normale, riusciremo ad avere anche dei miglioramenti anche nei rapporti personali, nei rapporti con la vita, nei rapporti anche con lo stesso tempo, perché adesso è tutto, come dire, dilatato, tutto quasi rarefatto. Beh, ma sai, questo è un po' come quando ti prende un accidente, ma accidente in termine filosofico. Significa che tu rimetti tutta la tua vita in un ordine differente e quindi le priorità cambiano, le cose che ti sembravano importantissime si dovessero fare assolutamente. Dici, ma chi se ne frega se non si fanno, chi se ne frega se non succedono. Hai fatto una bella scrematura di persone, perché le persone che in questo periodo ti hanno telefonato e in questo periodo ti hanno chiesto come stai, anche tramite web o tramite una telefonata, sono quelle le persone importanti della tua vita, della nostra vita. Gli altri sono folklore, chi se ne frega. Quindi comunque dei cambiamenti effettivi ci sono e ci saranno, figurati. Senti, ma Credo. quanto tu, secondo insomma anche la tua idea, tu pensi insomma che comunque per maggio, giugno, quest'estate riusciremo a tornare a una vita normale? Perché poi insomma si parla anche di che rimarranno alcune restrizioni sul distanziamento. Cosa ne pensi di quello che avverrà nei prossimi mesi? Mi piacerebbe pensare che tutto torni come prima e tutto torni normale. Purtroppo non ho la competenza per dire queste cose, ci sono delle persone molto molto più qualificate di me per parlare di questo. Io posso vivere come tutti quanti nutrendo delle speranze. Io spero che si possa tornare a dei lavori come si faceva prima, che ci diano l'opportunità di non avere un secondo coronavirus, ossia la vera grande tragedia che potrebbe accadere qua in Italia è che se il fermo e il rallentamento dovesse perdurare, sarà Certo. veramente molto molto difficile rimettere le cose al punto in cui le abbiamo lasciate. Ma
confido tantissimo nelle opportunità che hanno gli italiani nei momenti di crisi, perché l'italiano, è vero che noi siamo caciaroni, e noi, come dicono alcuni dei paesi europei, siamo persone che facciamo la siesta, viviamo di aperitivi, ridiamo sgangherati, siamo composti, non siamo, tutto il peggio del mondo, tutto il peggio del mondo. Però noi siamo italiani e siamo, di una parola fica, insomma, che come si usa tanto, resilienti. Sappiamo cacciare fuori il meglio dai momenti peggiori che ci capitano, e questa è una cosa che mi rende estremamente orgoglioso, non soltanto adesso, ovviamente, cioè mi rende orgoglioso tout court, sempre. Certo, ma hai detto bene, sarà dura comunque ripartire, speriamo di ripartire il prima possibile, anche perché insomma l'economia sta subendo ovviamente dei danni. Tu che insomma lavori con aziende di moda, anche le aziende di moda come altre attività ovviamente stanno subendo in questo momento dei danni economici. Molte, visto, si sono comunque in tutta Italia, anche qui in Abruzzo, comunque riconvertite, per esempio, hanno dovuto riconvertire la loro linea. Ecco, oggi leggevo anche di un'altra azienda, non ricordo adesso, credo nel Teatino, nel Chietino, che si è riconvertita per fare, per esempio, per produrre le mascherine, ecco, le cosiddette mascherine, dispositivi di protezione individuale. Questo è già, diciamo, un passo in avanti. Guarda, queste sono cose che possono fare le aziende più piccole e soprattutto le aziende che avevano più difficoltà ancora prima del coronavirus, nel senso che le aziende che fanno parte di gruppi tessili internazionali e che comunque lavorano per il mondo e non solo per il territorio italiano o per il territorio europeo, debbono comunque onorare le contrattualità, quindi fare le loro consegne e queste cose. Io trovo estremamente generoso per chi riesce a farle queste cose, intervenire anche con delle diversificazioni che danno comunque una continuità al lavoro. Fondamentalmente, perché se tu ti trovi in un momento in cui hai subito già forti problemi, ben venga che tu riapra queste Certo. attività, perché molte sono delle attività che sono state riaperte, altre sono delle attività convertite, per cui tutto è buono. L'unica cosa che non è buona in questo periodo è la faziosità. Dobbiamo lavorare su un fronte comune che serva a non far arrestare il motore della macchina economica italiana, Faziosità, fondamentalmente. ovviamente parli insomma di talune parti politiche, quando parli di faziosità ti riferisci a quello che leggi, insomma, a quello che Ma ascolti. sì, mi riferisco alle parti politiche, mi riferisco, non è proprio il momento di fare fronti differenti, bisogna fare fronte comune. Qui non c'è nessuno che si salva il sederino da solo. Qui ci salviamo il sederino tutti quanti insieme perché noi tutti insieme siamo molto forti. Se ci incominciamo a micronizzare e coltiviamo ognuno un'idea e ognuno un indirizzo, probabilmente le soluzioni saranno più lunghe, da trovare, a venire, fondamentalmente. Senti, ti stai dilettando con l'orto, con il giardino, va bene, con la cucina, ti sei messo anche a fare il pane, ma mi devi dire qual è, insomma, la prima cosa che farai, a parte, insomma, editare, pubblicare il libro, il tuo libro, qual è la prima cosa che farai quando usciremo tutti da questo disastro, da questa emergenza? Guarda, mi verrebbe da rispondere in maniera poco istituzionale Ma lo puoi anche sull'Orcia fare. Latina in piazza, cioè, ma basta anche un aperitivo tutti insieme in piazza con la possibilità di un grande abbraccio e di baci come sappiamo fare solo noi italiani sgangherati e disordinati, insomma.
Senti, stai seguendo un po' le vicende anche, vabbè, sei ad Atri, ma anche di Teramo, insomma, anche del ci sindaco, mancherebbe, anche ma del ci mancherebbe. sindaco. Ti piace come sta agendo in questo momento? C'è anche il sindaco di Giulianova che è molto social, è molto attivo, ma non solo, ce ne sono, adesso sono diventati quasi tutti social, questi videomessaggi alla nazione, alla cittadinanza che lanciano questi post, sono sempre più social, sempre più attivi. E beh sì, con un po' di ritardo sono arrivati a capire che la comunicazione è una cosa importante fondamentalmente. Però al di là di tutto, io Gian Guido vedo che sta facendo delle cose, no, il sindaco di Teramo vedo che sta facendo delle cose molto interessanti, molto ben fatte, voglio dire. Probabilmente, data la sua scarsa esperienza pregressa in politica, non tutti si aspettavano queste reazioni risolute da parte sua. È una bella conferma per me che l'ho apprezzato dall'inizio. Per il sindaco di Giulianova, sinceramente lo seguo un pochino di meno, però adesso che mi dici che è social, mi metterò a seguirlo con attenzione. Fa dei video messaggi ogni 2 ore, noi lo salutiamo ovviamente il sindaco Ivan Costantini perché lo seguiamo un po' come tutti gli altri primi cittadini, effettivamente lui è ancora diciamo è preso da questa comunicazione, comunque ognuno la vive a modo suo ovviamente la comunicazione. Senti, ci salutiamo con un messaggio, insomma tutti VIP, tu sei un VIP, è un very important Che person, bravo. tutti i VIP hanno lasciato messaggi, insomma. Nelle televisioni, per quant'altro, ai cittadini, ovviamente ci lasciamo anche con un tuo, messaggio, ovviamente positivo, anzi, non siamo positivi perché questo periodo non si può neanche dire, siamo positivi, Non si può manco dire, visto il gioco di scusa, ma parole. Infatti. No, ragazzi, qua non ci stanno messaggi, non ci sono grandi pensieri da lasciarvi, soltanto che vi voglio bene, vi sono vicino, vi ringrazio dell'affetto che dimostrate a me e che io ricambio come posso e quando posso. Spero di rivedervi tutti, ma proprio tutti, 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 per una grande festa in piazza al più presto. Bene, questo ci fa molto piacere, però per ora è meglio che restano a casa. Ah sì, per ora state a casa, ovviamente. Bene, grazie a Filippo Flocco per questa splendida Grazie a chiacchierata, te. grazie, mi raccomando, e torna a fare il pane allora, in questo che fai Ah sì, stasera. senz'altro. No, stasera guarda, vado di pallotte, cacio e ovo, Ah, quindi. bene, complimenti, va bene, grazie ancora a Grazie. Filippo Flocco, grazie. Grazie a te, Bene, grazie tanto, grazie grazie. ancora e noi ci ritroveremo per un altro appuntamento con Dentro la Notizia. Arrivederci.